fare un momento di benedizione, un momento di preghiera, per due motivi principalmente. Una, perché con l'operato dell'uomo lo vogliamo mettere nelle mani del Signore, e considerando che è un campo sportivo dove tanti, piccoli e grandi, vengono qui ad allenarsi, toccare con mano il senso di aggregazione, allora Signore, ecco, tu che hai dato la vita, tu che hai dato, ecco, l'intelligenza, tutte queste capacità, fa che possa essere uno strumento che aiuta a crescere tutte, a livello umano, a livello sociale e anche a livello cristiano. Il secondo motivo, non meno del primo, è perché qui è stato dedicato a una persona cara, anche se io non l'ho conosciuto, ma indirettamente ne ho sentito sempre parlare, in positivo, ecco, con la sua gioiosità, con la sua, ecco, allegria, con il suo far pesare meno anche l'esperienza della malattia, e lui era un amante del calcio, dello sport. E allora, ecco, siccome io credo e penso che anche voi, ecco, siete la stessa, ecco, fede, che la morte, per quanto terribile e brutta possa essere, non spezza mai né un vincolo e né la possibilità di continuare in un modo diverso. E allora io sono più che convinto che il nostro caro Tote in un modo diverso si ritrova a partecipare delle gioie di questo mondo, anzi potenziata ancora di più, perché se in paradiso si potenzia il bene, non il male, e allora ecco lì potenzia molto di più le gioie. E allora quando, ecco, ci si ritrova i ragazzi a giocare e magari, ecco, si fa il suo nome, ecco, lui, ecco, gioisce con i ragazzi. Quando, ecco, ci si ritrova in un modo sano ad, ecco, toccare con mano qual è l'esperienza del gioco di squadra, anche lui che ha vissuto, ecco, questa esperienza non può che gioire. E allora oggi in questo momento di preghiera cosa vogliamo fare? Ecco, Tote, tu che sei qua davanti al Signore, e quando il Signore ci ha detto due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi, lui è in mezzo a noi. Per questo viene dedicato con la consapevolezza non solo di un personaggio del passato, ma di chi a un certo punto si ritrova ad essere in mezzo a noi, ecco, nelle attività, ecco, che lui ha vissuto prima di noi. E la benedizione onnipotente scenda sui presenti e su questo luogo dedicato a un nostro concittadino, nonché giovane, ecco, vivace ed è così interessato alla bellezza della vita, a portare avanti la bellezza della vita. Amen. 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 Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io prima di tagliare il nastro, grazie a Caruso, volevo ringraziare tutti voi per essere presenti qui stamattina, agli amici di Sempre di Toti, agli amici dell'amministrazione comunale, alla protezione civile, alla Prolopo, alla famiglia di Toti, che è sempre presente a tutte le iniziative che l'amministrazione fa in questo campo, un campo intitolato tanti anni fa a Toti. Toti era un coetaneo mio, del consigliere Tomasello, di tanti altri che oggi sono anche all'amministrazione, e tanti anni fa questo campo fu intestato a lui proprio perché qui passava la maggior parte delle ore della sua giornata insieme a noi. Abbiamo passato tanti momenti belli con lui e lo vogliamo ricordare così. L'amministrazione ancora una volta ha voluto mettere a nuovo questo impianto per l'importanza che ha questo impianto per la nostra cittadina. Ce l'ha per la scuola, ce l'ha per le associazioni sportive, ce l'ha per i ragazzi di questo paese, dove finalmente potranno venire qui e passare qualche ora della giornata come lo faceva Toti, come lo facevo io, come lo facevano tanti ragazzi della nostra epoca, e ricordare per sempre anche lui in questo modo, forse nella cosa che più amava di tutte, quella del gioco del calcio. Quindi Signora, io la prego di venire qua, perché nel frattempo vorremmo donarle a nome dell'amministrazione. Agata, Maria Grazia, Giovanna Pappardo, sono le donne dell'amministrazione presenti oggi, penso che non ci sia più nessuno, no? Volevo donarle questo mazzo di fiori. Nel ricordo non solo di suo figlio, ma sicuramente della persona splendida e dell'amico che era Toti.
Grazie sempre. Grazie. Grazie a voi tutti. Io ho dimenticato, ci sono anche gli amici dell'amministrazione di Camporotondo. Grazie. Perché da sempre i due paesi sono comunque stati vicini. Io vi ringrazio tutte, non ho parole, veramente. Vi auguro tanta salute a tutti e tanto bene. Purtroppo non vi vedo perché purtroppo anche io. Eri parente anche di solito. Assolutamente, io sono emozionato oggi, veramente particolarmente emozionato, perché questo è, oltre che essere una struttura storica per il nostro paese, oggi porta secondo me un grande nome. Sono emozionato perché porta il nome di un mio amico, di un mio cugino, di mio padrino, quindi non vorrei davvero farmi scappare le lacrime, però sono enormemente felice di avere regalato a un nome così importante come il Po' di Carrara una struttura davvero di primissima qualità, un'illuminazione a LED, un campo in erba sintetica di ultima generazione. Insomma, questo grande nome meritava una struttura degna di nome, di nota, e noi siamo riusciti a regalarla contro tutti i problemi che abbiamo vissuto, sindaco, problemi di capacità, di indebitamento delle casse comunali, problemi con il bilancio. Ma non ci sono problemi che non si possono affrontare quando hai la determinazione e la caparbietà che noi abbiamo mostrato. Oggi regaleremo ai nostri bambini, ai nostri cittadini, una struttura, un gioiellino, come piace definirla a me. E quindi sono veramente oggi l'uomo più felice del mondo, lasciamelo dire, sindaco, veramente. Grazie. Credo che questo ricordo sia ancora vivo in tutti noi. Tutti noi abbiamo difficoltà, da un lato difficoltà a ricordarlo, da un lato la gioia di ricordarlo. Oggi, così come è stato nelle altre occasioni, ci fa capire quanto sia stata importante questa persona per tutti noi, questo amico che con la sua purezza, perché se dobbiamo trovare, se dovessimo cercare un aggettivo per descrivere Toti, credo che l'aggettivo migliore sia puro. Puro perché Toti era così per come noi lo vedevamo, facile da leggere, un ragazzo, una persona per bene, un ragazzo puro che faceva star bene a tutti noi. E credo che la presenza di oggi, la commozione che ci accomuna un po' tutti, quella di Giuseppe, di Emiliano, che l'ha vissuto in prima persona, stia a significare il vuoto che ha lasciato e che è un vuoto incolmabile. Che non saranno mai abbastanza le cose e le attività o le strutture che noi potremmo intitolare per questa persona, perché ricordare l'amico che era fa sempre bene a tutti. Grazie, grazie. Questo campo deve rimanere vivo, perché intitolarlo soltanto, diciamo che è una piccola cosa, no? E le persone si mantengono in vita animando i luoghi intitolati a loro, penso. Quindi noi qui abbiamo un rappresentante del Baby Consiglio che speriamo che riuscirà a organizzare tante belle partite qui in questo posto per celebrare questo ragazzo e celebrare lo sport, che, come diceva Padre Nunzio, è un qualcosa di importante per mantenere sani i giovani, no? È una cosa... La cosa difficile è stato realizzarlo, ma sarà ancora più difficile mantenerlo nel tempo. Abbiamo visto tutti che comunque in Sicilia è difficile mantenere le cose nel tempo, perché quando, diceva qualcuno, quando una struttura è di tutti, a un certo punto non è di nessuno. Con l'inaugurazione del nostro campo abbiamo qui il nostro sindaco. Che cosa pensa di questo campo che ha gentilmente fatto l'inaugurazione, molto commovente anche? Sicuramente un momento molto commovente, anche perché questo campo è intitolato a una persona, che un ragazzo che è morto prematuramente a causa di un male, un ragazzo del paese che passava qui tantissime ore della sua giornata, come lo passavamo tutti da ragazzi. E questo è un impianto importante per San Pietro Clarenza, l'abbiamo voluto rimettere a nuovo per ridarlo alla cittadinanza, ai bambini, alla gente adulta, alle associazioni, alla scuola di San Pietro Clarenza, per far sì che proprio venga valorizzato in tutto e per tutto.
è stato finanziato con 110.000 euro, abbiamo rifatto non solo il manto ma la recinzione, abbiamo le porte nuove, abbiamo anche la palestra, abbiamo ristrutturato e il parcheggio antistante, quindi per noi questo è un gioiellino che deve essere sfruttato al massimo da questo momento in poi. La sicurezza di questo campo è anche molto importante, dunque ci sarà anche un servizio di vigilanza, assolutamente qualcosa? Assolutamente sì, abbiamo già alzato le recinzioni, a breve metteremo delle telecamere e comunque il campo durante tutta la giornata sarà vigilato sia dalla protezione civile che dagli impiegati comunali. Perfetto, grazie Sindaco, molto emozionante anche l'inaugurazione. Sì, assolutamente un'emozione unica, anche perché comunque Toti era un mio coetaneo e quindi giocavamo assieme, ma come coetaneo mio era coetaneo di tanti amici dell'amministrazione comunale, quindi tutti lo ricordiamo con affetto e anche la famiglia qui presente ha espresso parole di lode per la nostra amministrazione, ma sicuramente le parole di lode vanno a Toti, che era un ragazzo solare ed educatissimo.